origini della chiesa di Santa Maria Maggiore a Tuscania non sono certe. Recenti scavi attestano la presenza di un insediamento religioso in questo sito a partire dal IV secolo d.C. I primi documenti che ne parlano risalgono alla seconda metà del IX secolo d.C. È un sito ricco di storia e che si è trasformato nel corso dei secoli. Lo dimostra il fatto che la torre campanaria è presente all'esterno e quasi sembra impallare la facciata che è del XII secolo e che porta in sé i segni delle stratificazioni che ci sono stati nel luogo, elementi di spoglio e elementi di recupero che attestano il fatto che si trovavano probabilmente in edifici precedenti. Ma è entrando all'interno della chiesa che si ha la maggiore suggestione. In questo luogo viene abbandonato la convinzione che le chiese medievali fossero spoglie, come spesso noi le vediamo. Si tratta di un edificio quasi interamente dipinto. Sulle colonne troviamo le storie di Antico e Nuovo Testamento. L'affresco che si trova nella parte absidale della chiesa è di straordinaria importanza. Si tratta di un giudizio universale, uno dei più importanti che ritroviamo in questo contesto territoriale. Un Cristo posto in una mandorla divide i dannati dai beati. Impressionante è la rappresentazione che viene fatta dei dannati, suggestiva, se possiamo così dire. Degli angeli spingono i dannati nella bocca di un demone che li evacua all'interno delle fasci di un mostro. Ma le suggestioni che si colgono all'interno di questa chiesa non sono soltanto di orrore come quelle che possiamo cogliere nel giudizio universale. Significativo è un dipinto che si trova lungo le pareti della chiesa, è un affresco staccato, dove una Madonna porta per mano un bambino, Gesù, che comincia a camminare e gli insegna a camminare. La chiesa è carica di elementi che ci fanno leggere la spiritualità, il percorso religioso che un fedele compie nel appropinquarsi ad un luogo sacro. È presente uno dei più antichi fonti battesimali ad immersione che ci rimandano alle antiche pratiche cristiane. E l'apparato decorativo si spinge fin sotto il ciborio, dove vi sono delle rappresentazioni che quasi preludono al Rinascimento. Studioli di religiosi studiosi intenti nelle loro arti utilizzando gli attrezzi e gli strumenti che sono oggetto del loro studio. La chiesa di Santa Maria Maggiore oggi è un luogo della cultura aperto al pubblico, nel quale si fa ricerca, si fa tutela e dove sono in corso dei lavori, quindi chi verrà a visitare la chiesa e si troverà con delle impalcature in situ e sono le impalcature che noi stiamo utilizzando anche per fare degli approfondimenti che riguardano la valutazione del rischio sismico della chiesa. Conoscenza e approfondimento e studi che servono per comprendere i potenziali movimenti dell'edificio e prevenendo un possibile evento sismico come quello che devastò la città nel 1971.